Abbattere i costi mi distrae. L'Enel richiede una lettura appassionata di frasi scritte in piccolo, molto piccolo. Telefonate a numeri, letture di numeri e in mezzo a tanti numeri neppure una lettera cara, una F, per esempio. Se rinuncio al caffè a bar la mattina, do prova di coraggio. Potrei rinunciare al caffè e alla ricerca di te, in caratteri tipografici, su qualche testata giornalistica. Vero è che il cambio delle utenze mi richiede un livello di attenzione alto, quanto lo sforzo nel decifrare i tuoi messaggi, la fatica estenuante di ritrovarli per me soltanto, tra tutti gli altri indizi. A volte li nascondi così bene che solo una seconda o terza lettura e quasi sono grata al contatore dell'Enel che è più scoperto, si legge senza strategie, richiede meno sforzo. Io mi stupisco e sono grata alle utenze e alle scadenze, perché a volte i numeri mi distraggono dalla complessità delle belle lettere tue. E così facendo varco un'era biologica, con l'incomprensione di te e i bollettini in mano. Avrei voluto evitarmi stamani, ma non ce l'ho fatta. Appena sveglia, mi sono imbattuta nel corpo, era più magro del solito. E questo mi ricordava un malessere che non riuscivo a mettere a fuoco, ma che poi, svegliandomi, ho subito messo a fuoco. E allora avrei voluto evitarmi, ma non ce l'ho fatta. Dovevo per forza portarmi al lavoro, seppure in ritardo e così via. Essere vicino a me stessa, da mattina a sera, in compagnia a volte del computer, a volte di persone, di sesso femminile o maschile, che però non mi sostituivano affatto né riuscivano a sovrapporsi tra me e me. Cosicché ero sempre un po' visibile, le mani, le gambe e tutto quel malessere, che anche ingoiando insieme alla birra a metterlo di fronte a un cinema che si girasse a guardare altrove, ma anche a girarsi lo faceva con gli occhi e quelli proprio non riuscivo a evitarli, erano neri anche oggi e sono rimasti neri fino a sera. E allora avrei voluto evitarmi almeno la notte, dormendo, chiudendo tutti e due gli occhi neri in un nero più grande, ma c'ero io ad aspettarmi nei sogni. Avrei voluto evitarmi almeno nei sogni, ma c'ero io anche nei sogni, senza pudore né speranza, a guardarmi dritto negli occhi.